Allora, mi hanno già presentato, sono Enrica Ena e sono un'insegnante di scuola primaria, quindi io vi racconto proprio l'innovazione dal basso e quindi come noi abbiamo praticamente portato a scuola il metodo del design thinking. E, mi piace sempre dire che è stato un momento molto importante quello in cui ci siamo incontrati, noi scuola, il metodo e quindi in questo caso quella che è stata la proposta che ha fatto la ANP insieme alla Fondazione Telecom. Ci siamo incontrati in un momento molto importante che è quello in cui ci stavamo interrogando, perché il metodo è fondamentale perché restituisce centralità alla progettazione, ma una progettazione che nasce da dentro, che mette nella condizione quindi di interrogarsi e quindi di interrogarsi e di andare a generare nuove idee, quindi a cercare soluzioni nuove ai problemi, per poi appunto sperimentarle, ma io dico che è fondamentale che una volta che si sperimenta diventa proprio importantissimo il momento della riflessione, quindi su ciò che si è sperimentato, proprio per vedere quali sono le cose che sono andate bene, che cosa poi invece c'è da rivedere, e quindi io credo che sia proprio questo che poi porta a una stabilizzazione, diciamo, del cambiamento, anche se poi dicevamo che il cambiamento, cioè l'abitudine se non altro a cambiare continuamente in una direzione che sia quella del miglioramento continuo. Allora, la nostra esperienza, quindi questo incontro è avvenuto proprio mentre noi riflettevamo su problemi grossi, secondo noi, della scuola. Primo fra tutti quello che è stato già portato qui, cioè quello della motivazione. Ci siamo accorti che i nostri alunni entravano a scuola con una grandissima motivazione e nel giro di pochissimo tempo la perdevano, quindi c'era qualcosa che sicuramente non funzionava. Ed era una cosa che invece, cioè soprattutto quando noi abbiamo a che fare con bambini molto piccoli, ci rendiamo conto che quella motivazione può solo crescere, non possiamo permettere che questa si vada a perdere. Abbiamo perché purtroppo il cambiamento è ancora necessario estenderlo, una scuola in cui ancora c'è un insegnamento eccessivamente direttivo, quindi una scarsa conquista dell'autonomia. L'apprendimento è troppo individuale e quindi questa è una grande carenza, cioè la scuola è uno dei pochi luoghi in cui davvero oggi gli studenti si trovano insieme, si trovano in presenza insieme e noi invece continuiamo a dividere e quindi a non sfruttare quello che è il potenziale invece dell'essere insieme, quindi l'apprendimento sociale. Un apprendimento ancora ripetitivo, quindi un apprendimento che non è centrato sull'acquisizione di competenze vere, quindi significative. Insomma, questi sono tutti i problemi che ci hanno portato a riflettere, che ci hanno portato a interrogarci e quindi che ci hanno aiutato poi ad assumere il metodo in positivo per convertire le criticità negli obiettivi che poi ci volevamo porre. Ecco perché qui ho riportato anche la frase di Seneca: non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, perché quindi chiaramente da lì si deve partire. Allora, quindi è stato molto importante il metodo per sapere decidere, cioè avere chiaro dove puntare lo sguardo e poi procedere con degli strumenti giusti. Quindi ci siamo confrontati per avere degli strumenti che ci consentissero appunto ragionare su trasformare, tradurre in obiettivi quelle che erano le criticità e quindi abbiamo cercato proprio quali potevano essere, di trovare quelle che potevano essere le soluzioni o comunque i correttivi che potevamo dare alle nostre pratiche didattiche per migliorarle. Allora, a questo punto poi ci siamo messi in cammino appunto identificando bene una strategia, perché chiaramente abbiamo innanzitutto cercato di utilizzare una delle tante strategie che potevano rispondere meglio ai nostri obiettivi, definendo gli strumenti. È molto importante è stato un procedere con una documentazione puntualissima, che è quella che ci ha consentito poi di riflettere appunto sui processi messi in atto. L'abbiamo fatto attraverso le quattro fasi del metodo, quindi siamo passati attraverso una fase di esplorazione ed è molto importante qui precisare che lo abbiamo fatto insieme, perché restituire centralità al progetto ha senso se si progetta insieme, solo così è possibile generare idee nuove. E noi l'abbiamo fatto non solo mettendoci insieme come docenti, mettendo insieme gli alunni, ma l'abbiamo fatto mettendo insieme anche le famiglie e questo è stato un grande elemento che secondo me è stato veramente fondamentale e importante. E siamo passati quindi in queste fasi, dicevo, quindi abbiamo esplorato, poi abbiamo ideato, per poi sviluppare e sperimentare.
All'interno della fase, la fase conclusiva chiaramente della sperimentazione è quella che ci ha consentito poi la riflessione e la valutazione dei processi. Gli strumenti sono stati fondamentali, io qui non li ho riportati, però per esempio pensiamo all'elaborazione di una matrice SWOT quando la facciamo mettendoci tutti insieme, anche con le famiglie, quindi analizzare gli elementi di forza, gli elementi di debolezza, le opportunità, le criticità, quindi è stato veramente importante. L'esperienza sull'esperienza non entro, vi dico solo velocemente che era un'esperienza di classe capovolta, però oggi se ne parla tanto, noi l'abbiamo fatto 4 anni fa con una prima elementare, era la strategia che in quel momento c'era sembrata più vicina alle possibilità di cambiamento che interessavano a noi, quindi siamo partiti da lì. Oggi se ne parla spesso anche in modo critico, perché qualcuno già ragiona in termini di superamento, però secondo me il superamento può avvenire soltanto nel momento in cui davvero le cose le abbiamo vissute, sperimentate e ci abbiamo ragionato. Secondo me siamo ancora lontani da questa fase. Però anche noi, chiaramente passando attraverso questa strategia, abbiamo, proprio perché l'abbiamo documentata bene, ci abbiamo riflettuto bene, ci siamo resi conto che era necessario apportare dei correttivi che sono poi quelli che abbiamo apportato. Allora, quindi ecco che torna la documentazione che aiuta a coinvolgere, a lasciare traccia e appunto alla riflessione, che poi è lo stesso lavoro che si fa e che facciamo in classe con gli alunni. Ed è, mi fa piacere perché sono le stesse cose che ho sentito poco fa da Claudia. Claudia, giusto? Sì, perché anche noi stiamo cercando di fare lo stesso tipo di lavoro con gli alunni, quindi non tanto, non fare la lezione in classe e poi seguire il solito schema, lezione, quindi esercizio, interrogazione, ma stiamo cercando proprio di mettere gli alunni nelle condizioni di scoprire, quindi restituire un po' di, cioè restituire la necessaria centralità alla scoperta, all'incontro con l'errore, perché poi si possa appunto apprendere con una fase di riflessione sui processi, quindi dando maggiore importanza alla dimensione metacognitiva che deve essere fondamentale. Va bene, vado avanti su questa cosa sull'aspetto della documentazione che avviene chiaramente attraverso tutti gli strumenti possibili, perché un aspetto molto importante è anche il coinvolgimento, senza il quale è impossibile poi fare un vero cambiamento, perché noi abbiamo bisogno anche di comunicarlo il cambiamento, perché sennò viaggiamo da soli, invece abbiamo bisogno di viaggiare insieme, ecco una delle ragioni importanti per cui noi abbiamo messo dentro le famiglie. Ma che cosa ci ha lasciato il metodo e fare questo tipo di esperienza come eredità? Ci ha consentito di raggiungere quello che era il nostro obiettivo, che non era, neanche noi volevamo una forma esatta di risultato di cambiamento, noi volevamo ripensare l'agire didattico e soprattutto volevamo imparare a ripensare l'agire didattico, che mi sembra la cosa più importante. Nel nostro caso abbiamo cambiato il setting delle nostre aule, lavoriamo in modo completamente diverso, abbiamo rinforzato la nostra cassetta degli attrezzi, utilizziamo gli ambienti di apprendimento, quindi oggi abbiamo dei contesti nuovi nei quali interagiamo con i nostri alunni. Poi l'evoluzione, dato che noi avevamo utilizzato come strategia quella della classe capovolta, l'evoluzione è stata quella verso una didattica per EAS che rispondeva meglio a quello che è la nostra idea, soprattutto nella fase preparatoria, e comunque ci ha dato la possibilità di sviluppare, di portare avanti dei cambiamenti, quindi non solo un capovolgimento, ma diversi capovolgimenti che riteniamo necessari, quindi prima fra tutti la lezione alla fine, dopo un'esperienza, e quindi dare veramente importanza a una fase di ristrutturativa, quindi quella che consente la metacognizione, ridare centralità appunto alla fase operatoria, ma soprattutto, io ci tengo molto a dire questo, far lavorare insieme, quindi dare veramente spazio all'apprendimento sociale, scusate. Va bene, di questo possiamo parlare anche dopo, come stabilizzare e moltiplicare il cambiamento. Allora, innanzitutto grazie per questo primo giro dell'ultimo.